grazie, buongiorno. Beh, noi diciamo dall'osservatorio regionale abbiamo assistito allibiti a quello che è al dibattito che si è scatenato ad Adria sulle segnalazioni del circolo che chiedeva un coinvolgimento, un confronto su quella di un'opera che riteneva, come ha spiegato bene Hermes, essere un'opera su cui approfondire la conoscenza, la partecipazione dei cittadini, e il dibattito che si è scatenato diciamo ci ha lasciato particolarmente allibiti, in particolare poi una serie di tentativi di strumentalizzare l'associazione ad altri scopi che sono quelli diciamo del dibattito all'interno delle aule del Consiglio Comunale, che non ci riguardano, non ci competono, perché l'associazione lavora e opera in completa autonomia, fa politica ma non fa certo parte e non appartiene e non fa diciamo comunella con nessun partito di nessuno schieramento. Facciamo politica ambientalista, questo è bene ricordarlo. Per questo ci siamo informati con il circolo al quale esprimiamo il massimo supporto da parte dell'associazione a livello regionale e nazionale, per provare a mettere un punto fine a questa situazione di dibattito che sfocia appunto nelle strumentalizzazioni, consegnando quella che è la prima bandiera nera legata al monitoraggio delle opere del PNRR che l'associazione sta facendo nel nostro paese, perché sono molte le opere che sono partite e partiranno grazie alle risorse del Fondo Nazionale del Piano di Ripresa e Resilienza, perché sono opere che necessitano l'attenzione da parte dei cittadini e noi crediamo anche un livello di partecipazione e di coinvolgimento più alto. In questo caso è particolarmente mancato, al di là degli aspetti che ha elencato Hermes, la partecipazione e la volontà di confronto, che anzi è stata addirittura evitata in tutti i modi, e su questo noi vogliamo mettere diciamo un punto finale consegnando all'amministrazione comunale, ora la consegneremo, questa bandiera nera, che è un primato negativo, in negativo, perché è la prima che consegniamo rispetto alle opere, ripeto, che sono in corso d'opera o che si realizzeranno, anche per far capire che le antenne sono dritte da parte delle associazioni ambientaliste e Legambiente sicuramente, ma anche altre che fanno parte dei, diciamo, dei laboratori di monitoraggio delle opere del PNRR, perché è necessario che tutto quello che andremo a fare nell'ottica del piano di ripresa e resilienza sia coerente non solo al raggiungimento del traguardo, obiettivo, progetto realizzato, ma che questi progetti siano utili alla comunità, siano utili all'economia del territorio, siano utili all'ambiente, perché questo chiede il piano di ripresa e resilienza.